La riserva naturale della Diaccia Botrona, istituita nel 1996, copre una superficie di oltre 1200 ettari. A livello amministrativo, l'area occupa una parte del comune di Castiglione della Pescaia e una parte di quello di Grosseto. In passato, la Diaccia Botrona era molto più ampia. Infatti, l'estensione odierna dell'area lacustre salmastra non è altro che il relitto del lago Prile, il quale, in età romana, arrivava fino ad Alberese. Nei secoli successivi, questa laguna di primaria importanza per l'estrazione del sale ha iniziato a ridursi progressivamente. Le opere di bonifica avviate dai Lorena contribuirono ulteriormente al deflusso delle acque a mare. La Casa Rossa di Ximenes costituisce uno degli esempi più rappresentativi dell'ingegneria idraulica di quel periodo. La Diaccia Botrona è stata dichiarata zona umida di importanza internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Ramsar, o Convenzione sulle zone umide. La Convenzione ad oggi è stata sottoscritta da più di 150 paesi, con oltre 900 zone umide individuate nel mondo, di cui 11 in Toscana. La Diaccia Botrona fu dichiarata zona umida ben prima che venisse creata la riserva naturale, proprio perché possiede un ecosistema unico. Qui vivono più di 300 specie vegetali. Fra questi meritano una menzione particolare i boschi igrofili, che presentano piante di frassino sifillo, olmo, tamerice e pioppo bianco. La riserva, inoltre, è importante anche dal punto di vista dell'avifauna. Alla Diaccia Botrona si possono osservare intere colonie di fenicotteri stanziali. Non solo, oltre ad essi, è possibile osservare pure altre specie avicole tipiche della Maremma. Aironi cenerini, garzette, falchi di palude e cavalieri d'Italia. Gli amanti del birdwatching, dunque, possono appostarsi nei capanni predisposti dai gestori della riserva per godersi un'esperienza memorabile. La cosiddetta Isola Clodia può essere considerato come il miglior punto di osservazione. Il periodo migliore per visitare la riserva della Diaccia Botrona
è quello autunnale e primaverile, in quanto la vegetazione palustre si tinge di colori magnifici. Si va dal rosso della salicornia al viola dei fiori di limonium e di aster. Ci sono luoghi che hanno una magia tutta loro, che lasciano dentro una certa nostalgia. Tappe indimenticabili che ti richiamano a sé come sirene, che restano nei nostri ricordi più importanti. Una di queste tappe obbligatorie in Maremma è proprio la Diaccia Botrona, incontro tra terra e mare. Un teatro dove l'unico attore è la natura, che cambia immagini e colori ogni giorno. Un paradiso naturale, indimenticabile ed unico, che merita di essere visitato. Ti aspettiamo!